Sentirsi in colpa per chi? Amici, buongiorno, benvenuti o bentornati qui con me su Amore Imperfetto. Se non conosci questo canale, vogliamo stare bene, riconoscere persone tossiche e avvicinare solamente le persone giuste, in grado di ricambiarci e di amarci. Grazie a tutte le persone che hanno visitato il mio sito approfittando della pubblicazione della mia uscita in anteprima dei corsi. I corsi che ho editato per voi ed usciranno in streaming sono 3. Autostima per rinascere 2023, che è il portento per ritrovare la vostra autostima. Diventa immune alle persone tossiche, che è quello attualmente più richiesto, e alchimisticamente per trasformarsi in piccoli alchimisti che convertono le esperienze negative in amore, grazie del riscontro positivo anche della live di ieri sera. Partiamo a bomba. Una delle prime cose che voglio insegnarvi è a riconoscere le persone che furbescamente vogliono farvi sentire in colpa. Il senso di colpa, ragazzi, è una cosa anche molto personale, e adesso vedremo però quanto è inutile effettivamente anche nella realtà. Però voglio darvi 5 punti, 5 motivazioni per le quali spesso e volentieri le persone un po' manipolatorie o molto manipolatorie, quindi narcisisti, borderline, tutta la compagnia bella del Muppet Show, cercherà di mettervi in questa situazione spesso e volentieri, anche un capo magari, anche un vostro superiore, perché mettendovi in queste 5 condizioni chiaramente vi mette in una posizione di svantaggio e poi potrà fare tra virgolette qualsiasi cosa nei vostri confronti che voi non sarete in grado di reagire, perché questi 5 punti vi mantengono nelle sabbie mobili. Il primo, il senso di colpa, quindi una persona che ti fa sentire in colpa, ti distrae dalla realtà. Esattamente. Pensa se fossi in mezzo alla folla e ti cade per terra qualcosa, magari un barattolo di vetro contenente della conserva, e tutto il pavimento si sporca e tutte le schegge di vetro vanno ovunque. Potrebbe passare un bravo ladruncolo e rubarti il portafoglio dalla borsa, che mentre tu sei piegato cercando di pulire non ti accorgeresti che qualcuno ti sta derubando. Metaforicamente, chi ti fa sentire in colpa ti distrae dalla realtà, quindi poi non ti mette nelle condizioni di vedere come veramente si sta comportando lui, quello che veramente sta facendo, quello che veramente ti sta chiedendo. Questo vale anche per familiari, amici così così, partner che veramente, ragazzi, perché ve li tenete? Attenzione a questa cosa: distrarre è la prima strategia di chi vuole fregarvi. Il punto secondo, ti tiene fermo. Il senso di colpa è, tra le varie emozioni negative che noi possiamo provare, anche qualora non dipenda da una terza persona, ma sia un'emozione che proviamo noi per un nostro pensiero, per un nostro trascorso, però è veramente quello che ti fa ristagnare. Il senso di colpa è una di quelle palle al piede di piombo più grosse che possano esistere. Non ti consente di evolvere, tiene il tuo trolley emotivo impegnato e pieno di una serie di pensieri, credenze, pesantezze e dispiacere, che tra l'altro non servono. Vi spiego perché, lo vediamo nell'ultimo punto. Vado al punto 3. La miglior difesa è l'attacco. I manipolatori, per attaccarvi non vuol dire che vengono e vi mettono le mani al collo, ragazzi. L'attacco può essere fatto in mille modi e spesso le modalità più subdole sono quelle più pericolose, perché voi non ve ne accorgete. Questi 5 punti ve li sto dando perché così iniziate ad accorgervi di questa cosa. Il senso di colpa è un attacco secondario. Instillare il senso di colpa è un modo per attaccarti, per colpirti su una parte debole. E tra l'altro, come tutti i bravi manipolatori sanno fare, è una cosa difficilmente dimostrabile, eh? Avete mai visto come sono brave certe persone, per esempio le gatte morte, per esempio i covert, a prendervi in giro? E poi voi non potete andare da loro e dire: hai fatto questo, quello e quello, perché sono cose a volte talmente tanto sottili che non vi danno gli elementi per portare dei dati di fatto tali per cui voi possiate veramente far vedere che questa persona ha avuto
avuto determinati comportamenti. La manipolazione è anche questo: fare del male senza fare del male in maniera evidente, in maniera tale che tu non possa né a parole né nei fatti avere dei dati concreti. Attenzione a questa gente, nel corso diventa immune alle persone tossiche, che è un corso che dura diverse ore. Vi spiego esattamente tutte le modalità nelle quali possiamo imparare a difenderci emotivamente. Vado al punto 4. Instillarti il senso di colpa ti mette in posizione di sudditanza. Allora, siccome tutti noi siamo un po' legati a questo concetto dell'essere inferiore a qualcuno, no? O economicamente, o culturalmente, o verbalmente, o a livello di comunicazione, o a livello di prestigio e potere economico, noi patiamo un po' la sudditanza. Guardate ragazzi, io qualche volta ho la mentalità un po' da strada, a me non me ne frega una mazza chi sei, mi interessa come tu ti comporti con me, perché altrimenti guerra sia, ok? In maniera metaforica, ovviamente, però l'ho detto in altri video, quando è il momento di difendersi, ragazzi, non si guarda in faccia a nessuno. Voi valete esattamente come chi avete di fronte, che sia il vostro capo, che sia una persona di alta istituzione, che sia un'alta persona di potere economico, il vostro valore a livello umano è uguale, identico al suo. Anzi, alcuni a livello umano hanno veramente poco valore, ma non sta a me dirlo. Vado al punto 5, che è quello che deve cambiare il tuo punto di vista, non solo sul senso di colpa che ti hanno instillato, ma anche su quello che potresti provare tu da solo. Ti faccio riflettere su questo. Tu ti puoi sentire in colpa per un evento, per aver fatto un gesto, per aver compiuto un'azione, una scelta, anche 20 anni di seguito, ma tieni presente che il senso di colpa comunque non cambierà quello che è successo, perché ormai è successo, e spesso e volentieri noi proviamo senso di colpa per un qualcosa o un qualcuno che è già andato avanti nella sua vita e probabilmente neanche se lo ricorda. Quindi è proprio un fantasma, una nuvola nera, uno spettro, che l'unica vessazione che compie è su di te, perché anche se tu provi senso di colpa non cambierai quello che è successo, sempre che tu sia veramente responsabile della cosa che è successa. Quindi spesso e volentieri un manipolatore, una manipolatrice ti farà sentire in colpa anche per cose inesistenti, quindi rifletti anche su questo. Ma qualora tu abbia veramente fatto qualcosa, ragazzi, tutti siamo fatti di parti di luce e di parti e di zone d'ombra, come diceva il carissimo Carl Gustav Jung. Quindi, per favore, le tue zone d'ombra, eventualmente, sono tra l'altro una cosa che riguardano solo te, e anche su questo nessuno si deve permettere di dire nulla, tanto dovrà comunque gestire le sue. Ragazzi, visitate il sito, i tre corsi bomba, ci sono le prevendite, e in regalo per i primi che mi danno fiducia, anche la consulenza privata con me, con l'acquisto di un solo corso. Amatevi dal profondo, alla prossima! I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay.